cara mamma, tu che non sei solo una mamma, ma sei una compagna di vita, una lavoratrice, una donna sola, una donna immigrata, una donna che si è sempre sacrificata, una donna che ha dovuto privarsi del tempo con suo figlio per farlo crescere. Quando sei piccolo non capisci perché mamma è da sola, anche se gli altri bambini hanno tutti e due i genitori. Non capisci il perché tu non possa passare tanto tempo con la tua mamma come fanno gli altri. Non capisci il perché la tua mamma la vedi così poco. Allora glielo chiedi. Mamma, possiamo vederci quando finisco la scuola? E la risposta è sempre la stessa. No, amore, devo lavorare, ma ci vediamo stasera. Solo che la sera passiamo poco tempo assieme. Vabbè. Quando diventi adolescente inizia a essere tutto un po' più chiaro. Ehi, ma ti va di andare a mangiare una pizza stasera? Va bene, facciamo il mese prossimo. Solo che tu la volevi proprio tanto quella pizza con tua mamma. Prima è una pizza, poi è l'uscita con gli amici. E infine le dici che vuoi lasciare la scuola per lavorare. Perché sì, sei piccolo, ma non così piccolo. Quando gliel'ho proposto le è bastato uno sguardo per dirmi no. Ed è così che inizio a lavorare dopo la scuola. All'inizio per gioco e poi in un attimo entri nel mondo dei grandi senza neanche accorgertene. Però perlomeno potevamo andare a mangiare una pizza insieme quando volevamo. Mamma ha sempre lavorato il doppio. Perché se già si fa fatica con uno stipendio, pensate se lo stipendio è di una donna. Ma la colpa non è sua. Mamma deve fare due lavori per guadagnare quanto un uomo. Pensa se quella donna è stata abbandonata a se stessa con suo figlio e sa che qualsiasi cosa fa dipende solo da lei. Il bambino, vedendo la mamma stanca dal lavoro, non appagata, cresce con rabbia e rancore. E questo spesso porta il bambino a strade diverse, fa fatica a sognare, a comportarsi come gli altri bambini della sua età. Si comporta in maniera corretta per come è cresciuto, ma scorretta per la società in cui vive. Quando si parla di parità, si parla di stessi diritti tra uomo e donna. E se una donna ha meno possibilità di un uomo, questo non tocca solo lei come donna e come lavoratrice, ma anche come mamma. Quando un uomo fa del male a una donna, non fa del male solo a lei, ma anche al bambino. Quando un uomo colpisce la mamma davanti a un figlio, quel bambino lo ripete e in forme anche maggiori. Siamo noi l'esempio dei nostri figli. I nostri figli crescono sulla base di cosa gli insegniamo. Ma crescono anche guardando come ci comportiamo con le altre persone. Pensateci.